Buongiorno a tutti ragazzi da Zebra, buona domenica ragazzi. Andiamo ad analizzare a mente fredda, ragazzuoli, la partita che ieri sera si è svolta. È stata una Juventus completamente diversa. Cioè, diversa, non completamente, ma diversa. E quindi analizzeremo questa Juventus vista nella seconda amichevole e poi vorrei un attimo avere uno sfogo nei confronti di coloro o colui che su YouTube va a giudicare in maniera un po' eccessiva, senza ad analizzare, entrare nel merito del problema della Juventus. E questo mi dà tremendamente fastidio perché mi sono un po' stancato da sentare sempre la stessa cosa e forse alcune persone hanno veramente ragione. Cosa voglio dire? Allora, analizziamo questa partita, una partita che nel primo tempo non è che si sia visto moltissimo, una solita Juventus che abbiamo visto nella prima amichevole, in difficoltà, difficoltà a costruire il gioco dal basso, una squadra che non ha qualità nel creare gioco, e questo si è visto, e si è visto anche il solito isolamento di Dusan Vlahovic lì davanti. Però con attenuante, che continuiamo ad avere dei ragazzini misto con esperienza. Perché dico questo? Perché poi nel secondo tempo, quando sono entrati le persone che hanno quell'esperienza, hanno quella qualità, tipo Douglas Luiz, ragazzi, che rispetto a Thuram, nuovo, Thuram ancora deve ingranare, deve inventarsi, ma ci sta assolutamente. Ma Douglas Luiz, ragazzi, si vede già che è di un'altra stoffa, scusatemi, di un'altra stoffa, di un'altra qualità, la gestione palla, la sicurezza, la tranquillità, beh, si è visto totalmente. Lo stesso Witzel lì davanti ha creato pericolo, superiorità numerica. Allora si comincia ad intravedere con quel tipo di calciatori, che ripeto saranno i titolari della Juventus, cominciano a vedersi un'idea di gioco, un'idea di Thiago Motta su quello che vuole affrontare. E ragazzi, come ho detto nel video di ieri, a me piace tanto, a me suscita curiosità. Però, ragazzuoli, mi ricollego a questi YouTuber o YouTuber che si lamenta, è la Juventus non ha gioco, è la Juventus, è la difesa, è la Juventus, e mi ha rotto il cazzo. E ora hai rotto il cazzo. Perché tu non puoi pretendere una difesa collaudata, non puoi pretendere un gioco fluido o idee di gioco alla seconda amichevole. Soprattutto quando mi viene a dire e mi viene a parlare che mancano dei giocatori. La Juventus è in ritardo sul mercato, e sono d'accordissimo con te, ma è in ritardo sul mercato e quindi di conseguenza Thiago Motta non può schierare una formazione tipo 11 che affronterà il campionato e non solo anche in Champions, perché mancano i calciatori. Mancano quei calciatori di qualità che ti permettono di fare una costruzione anche dal basso e ripartire dal basso con qualità. Allora non puoi pretendere la luna, non potete pretendere la luna da Thiago Motta. Non si può pretendere. Poi abbiamo subito gol. È vero. Caballa ancora si deve, lo vedo ancora molto incerto. Ieri per la prima partita, dopo il riposo, si è rivisto Bremer. Insomma, Danilo insieme a Bremer. Insomma, ancora devono mettere. Allora sono tornati da pochissimo, da pochi giorni, da 4, 5, neanche 4-5 giorni. Quindi, ragazzuoli, capite bene che ancora tutta fase di costruzione, è tutta una fase in cui bisogna avere pazienza, però già degli sprazzi di qualità di idee di gioco io li ho visti. Io li ho visti, sono contento, raga. Sono contento lo stesso, anche se abbiamo pareggiato, ma sono contento perché la Juventus forte, una Juventus sicura, una Juventus bella da vedere, deve passare da lì, deve passare dalle brutte figure, deve passare dalle difficoltà, perché solo in quel modo può crescere una squadra, allo stesso Thiago Motta possono crescere tutti. Ma di sicuro bisogna andare, questo è certo, andare sul mercato, chiudere quei colpi perché sono fondamentali. Copa Menes, Todibò, i due esterni sono importanti, un vice Vlahovic è importante. Sono giocatori, ci vogliono almeno quei 5-6 calciatori, ragazzi. È inutile che ci prendiamo in giro. Qui serve ancora da rivoluzionare una squadra. Bisogna intervenire immediatamente sul mercato perché ne abbiamo bisogno. Quindi è inutile che stiamo ogni volta a criticare la Juventus
Juventus che non ha gioco, quando per 3 anni lo abbiamo avuto tutti i giorni il non gioco di un certo allenatore. Allora è inutile che stai lì a criticare, e non ho visto questo, e non lo vedrai neanche nella prima di campionato, mettitelo in testa, neanche nella seconda, fino a quando non ci sarà un rodaggio vero e proprio, fino a quando che tutte le componenti si conosceranno meglio e tutti giocheranno in armonia. Per questo il calcio è un gioco di squadra, è un gioco che tutti devono sapere a memoria il proprio repertorio. Quindi è inutile che stiamo qui a lamentarci e a dire ma non si vede questo, ma non si vede quest'altro. Non lo vedrai per adesso, non lo vedrai. Vedremo sprazzi di bel gioco, lo vedremo. Io sono convinto che Motta sta lavorando bene, ma per quello che ha, per quello che ha, ragazzi, a disposizione, è inutile lamentarsi. Ragazzuole, ditemi cosa ne pensate voi. Vi auguro una buona domenica. Ci vediamo alla prossima. Un saluto da Zebra. Ciao.